Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo mesi e mesi e mesi di assenza sono tornato. Allora, ci sono stati dei cambiamenti nel mio canale. Allora, in poche parole, porterò anche molti anime, diciamo, molti videogiochi anime. In questo caso, se voi lo conoscete, questo Sword Art Online, Alice Jason, Lycoric, è tutto fuori dall'anime, dalle serie a puntate. Netflix, comunque nell'anime originale è molto diverso, qua è proprio il gioco, cambia proprio totalmente storia. Non vorrei dilungarmi molto, quindi inizierei proprio a fare un mini gameplay, perché questo è più un video introduttivo, perché tutti questi mesi di assenza del mio canale, vi spiego anche il motivo, un po' i contenuti, era corto di idee, a corto di contenuti proprio, non sapevo nemmeno più cosa portare perché sempre Minecraft, sempre GTA, sempre Nightcore, comunque dopo un po' sei il canale vai su nei bassi fondi proprio. Invece perché questo? Perché ho cambiato proprio totalmente build. Adesso monto una RTX 3070, quindi diciamo che adesso posso nuovi orizzonti, posso affrontare nuovi orizzonti, nuovi modi di giocare proprio. Poi avevo fatto anche un upgrade molto prima del processore. Io prima montavo un Ryzen 3 3200, 3200G, quindi buono però come inizio buono. E ho montato in questi ultimi mesi, ho montato un Ryzen 7 3800X, quindi un gran balzo in avanti. Poi in combo con una RTX 3070 è una bomba, da 8 GB è una bomba, perché prima avevo una XT 5500 della Radeon, sempre 8 GB. Però buona. Dai, dopo questi 2-3 secondi, 2-3 minuti di introduzione, iniziamo. Bene, io allora vorrei portare sul canale questo, diciamo, più un video in free time per iniziare col canale. Scusate se a volte fa così, ma questo è il mouse che rompe le scatole. Va bene, ragazzi, poi volevo provare qualche nuovo contenuto, provare a portare qualcosa. Comunque adesso proviamo con questo nuovo video introduttivo, vi introduco un po' il gioco. Il gioco è molto classico, è molto tipo un Dark Souls, non proprio come un Dark Souls, perché non sono paragonabili, però non è molto semplice come gioco, è un gioco un po' macchinoso, allora, può per alcuni rilevarsi un gioco molto ripetitivo, ed è in effetti anche per me, infatti l'ho abbandonato un po' di mesi perché l'ho da tipo due mesetti, però l'ho giocato fin già a livello 35, non sono messo male. Poi ragazzi, volevo capire una cosa, qualcuno, se mi può aiutare qualcuno, perché io soffro molto di motion blur, non so se si vede sui video, in poche parole lo sfocamento dell'immagine che fa tipo i bordini colorati. Ecco, questo è di livello 47, meglio lasciarlo stare, perché a volte appaiono questi boss improvvisi. Comunque, questo motion blur che in alcuni giochi mi dà un po' fastidio, se allora, se non, perché io sono stato anche molto su console, quindi diciamo che c'è differenza da PC a console, da PC lo giochi a neanche un metro di distanza, da console lo giochi da 3, 4 metri, 5 metri di distanza, seduto sul tuo comodino divano, comodo divano. Giochi su console, infatti forse anche quello è il cambiamento, però adesso lo vedo poco il motion blur. Comunque ragazzi, vi introduco un po' il gioco, perché questo è il mio scopo in questo momento. Allora, il gioco si presenta molto bello graficamente per essere un gioco anime, diciamo, perché io ho giocato anche molti giochi simili, tra cui Record Steel, che non so se non sapete che gioco è, ve lo illustro un giorno, perché ho l'emulatore PS3, quindi posso anche provare a portare qualche gameplay di Yasumiku, perché a me piace anche quel tipo di gioco, io quando non so cosa fare, quando mi voglio rilassare un po' metto un po' di musica e gioco un po' così per passare il tempo. Ditemi nei commenti oppure lo porto io di mio a volte, magari così per fare qualcosa, anche per arricchire un po' i contenuti del canale. Ma comunque, volevo dirvi, il gioco si presenta così, ci sono queste abilità che puoi attivare tu, che consumano ovviamente punti, stamina, che è quella viola sotto alla vostra destra, vicino alla barra della vita, che verde ovviamente, ma quello si capiva già. Comunque il gioco, allora, vuoi
Allora, la visuale non mi piace molto, è un po' così, un po' scattosa, però è normale. È tipico dei giochi anime. Comunque, adesso voglio capire un secondo qua come andare avanti. Sto seguendo una missione, giusto? Sì, sto seguendo una missione. A volte mi confondo. Qua il rendering è un po' così, però con l'RTX comunque si gioca molto bene. Non è laggoso, il video secondo me vale proprio, la resa grafica vale molto, diciamo, si vede. Bene ragazzi, comunque ripeto, voglio portare dei contenuti un po' diversi perché ho visto che Minecraft, GTA, sì, sono belli, ma dopo un po' rompono. Però diciamo che magari se faccio dei contenuti diversi attiro magari un'altra fetta di pubblico. Quindi diciamo che se porto stile anime, adesso nel caso di Sword, però posso portare anche questo però con stile, poi ve lo faccio, magari vi faccio un mini video review magari per farvi vedere che cos'è, se vi ispira me lo dite, io lo porto. Comunque io l'ultimo video che avevo fatto di League of Legends, comunque non era male l'idea, però League of Legends l'ho anche tolto perché pesava molto. E poi ragazzi, io se volete porto, io ho da poco preso l'Odyssey, Assassin's Creed, volevo prendere il Valhalla, però un mio amico mi ha detto che sono collegati. Questo perché? Perché io ho l'Origin, quindi avendo l'Origin, che non ho ancora finito perché è molto lungo, perché l'ho preso un anno fa, un anno e mezzo fa più o meno, e mi è piaciuto, però è molto lungo. Quindi この辺りも捜ecco qua 索してないかpartono な。i dialoghi, まquindi だ先に進むのか？adesso vi parlo a voi così, ああ、tanto mentre まだgioco, se先。non mi perdo. よほど気になっていえ、る場所があるのですcome ね。si chiama? Come si chiama per me vuol dire cosa devo dire? Sì, che ho l'Origin io, quindi lo みたいだな。finisco. Non porto gameplay perché lo voglio finire di mio. Inizio, poi quando inizio l'Odyssey lo inizio con voi, quindi lo scopro con あっvoi, た。in poche parole, l'Odyssey. Va bene ragazzi?言っただQuindi ろ。scrivete nei miei まさcommenti か本当に。でも、一che体どcosa うne やってpensate ここまでnell'idea che迷わinizio ずcon進んvoi できたかl'Odyssey ら。da zero,何か、Quindi io l'Odyssey そnon れl'ho でmai も、giocato.勘だけ。そう。Scusate. ま、いや。Dai. Questo è anche un periodo un po' di cacca, c'è Covid, sai ragazzi,俺ne だっsta. たら勝Poi てる。anche per quello che non ho portato più tanti video sul canale. Allora, vi faccio questo ragazzi, questo mini gameplay, proprio di 5 minuti, In realtà è passato un po' di più, però massimo 12-13 minuti. Cioè, un video illustrativo, perché io di solito cosa che faccio? Quando mi metto a parlare, non riesco a concentrarmi, gioco più parlare, quindi di solito blocco e parlo, ma in questo caso voglio imparare a essere un po' più multitasking, in poche parole, parlo e gioco in contemporanea. Ok, sconfiggiamo questa clamp, che in poche parole è il boss del gioco. Con tanti boss che trovi in giro per poi arrivare al livello finale, ma non vi spoilerò niente perché qualche mini gameplay ve lo porto. Tenete conto che di questo non sto ad iniziare la storia perché è veramente lunga, 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 lunga. Sono quasi 32 ore di gioco, col ritmo che gioco io ovviamente. Poi magari c'è gente che in 3 minuti fa quelle 30 ore di gioco, le fa diventare 3 minuti, Però io non sono quel tipo di persona perché il gioco me lo voglio godere e farvelo godere più o meno a voi, però ripeto. それじゃあ行くぞ。どこへだ？Comunque決まっragazzi, ているだろう。io voglio porto絡un んpo' だdi ところだ。questo, qualche pezzettone, non è che magari adesso viこporto の辺りquesto には、livello qua in他にも絡particolare, んと前、magari tra un mese vi気がする。porto la boss fight, per もっdire, と。finale. ああ。Non vi aspettate che どvi うせfaccio一un度は。gameplay わかった。completo. Beh, それじゃあ、ついてきてdiくれ。Odyssey, lì, diciamo poi un vero e proprio こういう人。gameplay da zero proprio con me, che io per me è nuovo, quindi iniziamo proprio l'Odyssey da zero, proprio anche che io non lo conosco, quindi lo scopriamo poi insieme l'Odyssey, ovviamente Assassin's Creed, qua ho aperto un brunita, ma io generator mina se genero un elemento luminoso, il curo. Ah vabbè, questo ce generator l'aspettavo, mina mi se porto le bombe tattiche perché è un discharge po' che non gioco, quindi se vedete un po' di vita me la recupera. Comunque ragazzi, io vorrei portare anche qualche contenuto più anime, più, non dico otaku perché non sono quel tipo di persona lì, però mi sto approcciando piano piano al mondo anime, quindi ripeto, il mio canale secondo me aprirà le porte proprio a un nuovo, a una nuova fetta それdiではpubblico. 始めましょう。
Quindi ragazzi, adesso guardo quanto ammonta il video perché non voglio neanche dilungarmi molto. Non posso vederlo, da qua non posso vederlo. No. Vabbè, facciamo ancora un minuto, vi parlo un secondo un attimo del canale, nel senso. Allora, il canale non è morto perché vi porto il contenuto GG di Retro 2006 riattivazione evento. canale, riavvio del canale, allora non è totalmente morto. Vi dico che non porterò molti più, non porterò più contenuti rispetto a un tempo, eh. Un tempo ne portavo uno o due a settimana, adesso uno o due ogni 2 o 3 mesi, perché questo? Un po' perché sono un liceale, quindi sono in quinta, quindi devo anche finire No. proprio lo studio, quindi devo anche passare l'esame, lì è diverso, ma è una cosa mia personale, non sto a parlarvene, per questo non vi posso. Facciamo solo più questa boss fight e boom, e finiamo qua, va bene ragazzi, dai. Ho le armi che sono messo io, che sono messo male. Comunque, il gameplay, allora, questa cosa della visuale non mi piace tanto, perché bisogna ogni volta cambiarla, non è automatica, quindi diciamo che potevano farlo meglio da quella che lì. Al lato di gameplay non è per niente male. Dicevo che al lato di gameplay è veramente un gioco abbastanza valido, diciamo, non è validissimo come un Horizon Zero Dawn, come un Tomb Raider, come un Uncharted, perché non è per PC, però cioè, come un Combat Souls, però come un giochino per passare il tempo ci può anche stare. A te che l'ho sconfitto. Bon, sconfitto. 1 a 1 a 1. Una clamp. Focalizziamo solo su questo e poi ragazzi vi saluto perché sennò il video veramente diventa da 10 minuti passa 30.000 ore. Quindi meglio di no. Ho portato ragazzi, ho provato a portare qualcosa di Five Nights at Freddy's, ma ho visto che non fa cambia molto al canale, quindi preferisco portare altro, anime magari attiro più gente. No, magari non attiro nessuno, però c'è provato almeno, dai. Poi c'è stato anche il periodo Covid, quindi sono bloccato anche un po' lì, non è che io l'ho avuto, però, dai, ここ一blocca 帯でcomunque.それなりの数を切ったな。Ti lascio il tempo di leggere. ええ、すべてメディナ殿のおかげです。助かったよ、メディナ。全部の場所を当てるなんてすごい勘だな。大したことじゃない。今日はなんだか調子がいいだけだ。そうCosì か。vi leggete anche un po' voi la だstoria, ろう。giustamente, mi sembra anche giusto, perché どうしました？è un キリト。gameplay più free time, あれ見てくnon れ。è un gameplay inizio con una nuova カラントラ storia, ね。non pensate questo, そcheれsonoがvideo どうかしたのか。clickbait, è solo un riavvio del mio随canale, 分離れilたmio位置まで rientro nel mio根が伸canale, びているんだなboh, と思ってさ。このね、根、nel mega どこまで続canale, come いてdire, いるんだ。YouTube o coso, o Stepney, però un canale che comunque può andare どうしましavanti. た、キリト。カラPerché ントseラno各地で作non られavrei たんじゃなproprio くて、finito.大元になるものから伸びているんじゃないか。大元？Quindi ragazzi, では、ditemi cosa ne一つ pensate di一つquesta のmia カラidea ントdi から伸びportare るの。Odyssey, secondo me è unaだbuona から、カラidea. ントを切ったLo ら、porto しcomunque, ばらくanche するseと元nessuno にmi dice戻る。niente, però大元にある何かdiciamo を切らなけければ、再secondo びmeカl'idea ラdi ントがiniziare 生えてきてOdyssey しまだうというゼロわけけよ、か。non lo conosco, non l'ho mai giocato, e lo inizio con voi è una buona あくidea まで secondo推me.測だCosì けどvoi mi さ。date dei consigli sulle armi, sui potenziamenti, sulla parte della build. では、A me piace そのmoltoカla ラントbuild とつながる stealth, quindi大voi元magari とmi も言える存在consigliate, を、e no,突き止める必non要がmettere ありまquesto すtipo ね。di arma カラperché è ントを troppo切り捨てる。そいpesante. つを探Magari せ。metti questo dagger, pugnale あとperché è は、più comodo, こpiù の情報をveloce. ベルMi クリさんたちconsigliate に共有voi, しておいた方がperché いいだろう。giustamente c'è gente che magari大ci ha手へ戻giocato るんだ più な。ore e mi sa consigliare di più. ああ、そうす Inerente るとal どうだ。Odyssey, dico, perché l'Origin me lo voglio giocare da solo. さす Magari vi が。porto qualche gameplayこれまで倒introduttivo した魔come獣qua, の剣も così per含め、対策。dare今回qualche のカラントの件と、contenuto.大元があるかもOk, しれないっqua て推il測かも。gioco si dilunga そdi molto, う。ああ、quindi それに。わかった。diciamo che qua vado un po' più veloce perché. Ecco, adesso faccio così, adesso par forse partono altri vocaloid. Io li chiamo vocaloid, non è Niku, eh. Non so come altri vocaboli, ecco. Altre parlate. Quindi è un po' lento, lagga un po', a volte crassa, è normale, proprio. Se sentite questo rumore, proprio il computer, che urla, che scalda, però diciamo che no. E infatti parte un なるほどな。altro
Sono sui sogni Tadashkereba, coso, un Karan altro tono Hakoyo Hayama dialogo. risuda na. Guardate un Ah, secondo, ho proprio Seiko paura Sereba, che sta Masmi sanguinando un Okata. po'. Senti, vado un po' Arigato, veloce, Hikikazuki. ragazzi, tanto questo non è un video gameplay. Quindi è un video più Ma di time, tanto a me non è che mi interessi molto. Sì, Torika, dai, là, Medi. buonanotte. Sugino Hi. Giuveni. Doko Aspetta ragazzi, che salto un po', non so se è meglio Yamenaskarega. vedere i personaggi, mi piacciono anche a me, Sore. ripeto, non sono Otaku, ma Ok, quasi, mi sto molto avvicinando al mondo degli anime. sa. Poi se volete vi Ah, porto le mie Ikusuke action desu. figure, che non può. Allora, ho un'action figure di Miku, poi ho un'action figure di Asuna, un'action figure di Kirito e un'action figure per ora di Alice in Resistere. Bom, ragazzi, vi saluto. Qua il video si è molto dilungato, mi fa l'impressione, però ho giocato, quindi nel senso non sono stato lì a, come si chiama, a perdere tempo nel parlare. Quindi ragazzi, qua spamma roba, non so che cavolo veda. Vi saluto con la vostra Alice di quartiere. In realtà la vostra Alice è questa nel gioco ovviamente, però vi saluto al vostro Vecchilletto 82, iscrivetevi. Commentate e soprattutto scrivete hashtag vogliamo Assassin's Creed Odyssey, così io capisco se veramente è importante per me farlo per il canale, questo nuovo gameplay da zero, quindi lo scopro insieme a voi Assassin's Creed Odyssey. Passatemi il tempo, almeno un mese o due, di finire l'Origin, che me lo gusto con tutto il suo succo, in tutte le sue forme, l'Origin. Poi porto l'Odyssey insieme a voi. Io lo porto comunque, porterò qualche gameplay con l'emulatore della PS3 che ho su PC di Miku, qualcosa di più ballerino, di più carino, e anche questo è carino, però diciamo che questo è più di guerra, qualcosa di più rilassante per un'altra fetta di pubblico. Ok, ragazzi, alla prossima dal vostro Vecchillator 82 di quartiere. Ciao a tutti, alla prossima!